Fiumi di droga gestiti dall''ndrangheta grazie agli strettissimi rapporti instaurati con le strutture paramilitari narcoterroristiche della Colombia, consentendo alla criminalità organizzata calabrese di reinvestire i proventi in diverse attività apparentemente lecite, come la VM Trans, società di trasporti con sede legale a Catanzaro e sede amministrativa a Paravati, in provincia di Vibo Valentia. Una ditta nata dalle ceneri di una precedente azienda finita nelle indagini portate avanti dal 2004 e il 2006 e che era stata imposta come vettore unico alla multinazionale Lidl Italia per il trasporto delle merci alle filiali calabresi. Nell'operazione Decollo Ter, portata a termine all'alba di oggi dai carabinieri del ROS, emerge tutta la potenza delle 'ndrine calabresi, capaci di trafficare centinaia e centinaia di chilogrammi di cocaina, investendo i proventi e inquinando il tessuto economico con aziende che sembravano pulite. 27 le persone finite in carcere su ordinanza del GIP di Catanzaro Tiziana Macri, che ha accolto i riscontri formulati dai PM Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Gli arresti sono stati portati a termine in Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia, con 13 persone raggiunte dal provvedimento anche in Colombia, Venezuela, Brasile e Spagna. In quest'ultima nazione sono state 4 le persone colpite da un mandato di arresto europeo. L'inchiesta parte dai riscontri investigativi di Decollo e Decollo Bis, che nel 2004 e nel 2006 svelarono l'impressionante traffico di stupefacenti gestito in particolare dalla cosca Mancuso di Limbaro nel Vibonese, con non sequestri per centinaia di chilogrammi, uno dei quali è avvenuto nel porto di Gioia Tauro, dove la droga era arrivata in blocchi di marmo. Nel prosieguo di questa attività è stato evidenziato il ruolo della famiglia Mancuso e dei narcotrafficanti Vincenzo Barbieri e Francesco Ventrici, al centro di un giro vorticoso di droga tra Colombia, Brasile, Venezuela, Italia e Australia. Tutto questo in un contesto che vedeva i Mancuso confederati con altre importanti cosche del Regino, a partire dalla famiglia Pesce fino alle cosche della fascia ionica. Nel nuovo fascicolo sono finiti dunque anche i tentativi di riciclaggio del denaro, dal momento che è stato eseguito il sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili all'organizzazione per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Ritardi e lentezze. La sezione di controllo per la Calabria della Corte dei Conti bacchetta le amministrazioni locali della Regione in materia di edilizia scolastica. Nel triennio 2007-2009, a fronte di somme rese disponibili dalla legge 23 del 96 sull'edilizia scolastica per oltre 13 milioni di euro, sono stati spesi in Calabria solo 648.726 euro, pari a poco meno del 5% del totale. Dalla relazione della sezione Regione di controllo per la Calabria, presentata a Catanzaro, spuntano rilievi in materia di gestione del patrimonio scolastico, la programmazione e i profili strategici, i criteri per la provvista e l'assegnazione delle risorse e la consistenza e gestione degli interventi. Dalla relazione viene fuori in particolare che dal 93,10% di risorse erogate, pari a 4.507.000 euro nel primo triennio 1996-1999 di applicazione della legge 23, si è passati al 90,10%, 5.323.000 euro, del triennio seguente fino al 2001, e ancora l'87,54% per 7.137.000 euro per il periodo 2003-2004. Il prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, in attesa dello scioglimento determinato dalle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri. Decisione quest'ultima che ieri aveva portato una folla di 500 persone a radunarsi davanti al municipio per impedire ai consiglieri dimissionari di formalizzare la loro decisione ed evitare così lo scioglimento. Il comune, con una maggioranza di consiglieri del centro-sinistra, era guidato da un sindaco del PDL, Antonio Barile, eletto meno di un anno fa in quella che è stata una delle roccaforti storiche della sinistra. A decidere di dimettersi sono stati 15 consiglieri, 13 eletti nel centro-sinistra e 2 con il centro-destra, ma che recentemente si erano defilati dalla maggioranza per protestare contro la situazione che si era venuta a creare in materia di sanità con la chiusura del punto nascita e del ventilato ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Quando si è diffusa in paese la notizia della decisione, oltre 500 persone si sono radunate davanti al municipio impedendo l'ingresso ai consiglieri dimissionari.
Canari. Solo l'intervento dei carabinieri della Digos ha permesso ai consiglieri di entrare in comune per formalizzare la decisione, determinando così l'avvio delle procedure di scioglimento. Numerose sono state le prese di posizione di esponenti del centro-sinistra contro l'assedio al comune, mentre da esponenti del centro-destra è giunta la solidarietà a Barile. Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente è stata nominata il viceprefetto Maria Carolina Ippolito.